anche il lato di Andrea. Prego. Grazie, innanzitutto vorrei fare complimenti all'editore per questo video felliniano, glielo ho detto 5 secondi fa, lo trovo molto felliniano e chapeau, veramente, perché ha saputo cogliere quello che è Andrea, no? Le sue diverse sfaccettature e tutto il resto, ma io vorrei soffermarmi su quello che è il rapporto tra Radio Out e Andrea. Innanzitutto, per chi non lo sa, io vorrei ricordare che Radio Out è nata nel 1976, il suo direttore Giancarlo Guardabassi, che è stato un DJ, l'antesignano del DJ con i famosi dischi caldi, e Andrea aveva invitato Giancarlo, ma i suoi impegni in radio purtroppo non riescono a farlo partecipare ad alcun incontro. E io sono ben lieto di portare i saluti suoi e gli auguri, perché oggi Andrea compie 31 anni. Auguri Andrea, grazie. L'incontro tra Andrea e Radio 8 risale a circa 3 anni fa, anche questo molto per caso, come è avvenuto l'incontro stamattina con l'assessore. Per Radio 8 è avvenuto 3 anni fa e i primi contatti ci sono stati con la mia collega speaker Ida, che è di origine venezuelana. Lui è un ballerino, oltre alle sue varie sfaccettature è anche ballerino di danza sudamericana, balli, merengue eccetera. Quindi è un personaggio proprio tutto da scoprire, eclettico al 360 gradi, come si suol dire. E quindi ci sono stati questi primi contatti con questo tipo di musica, infatti Ida conduce un programma appunto di musica di questo genere, e poi si è allargato l'incontro con Giancarlo e tutti gli altri speaker, tra cui il sottoscritto. E Andrea è intervenuto in varie trasmissioni, condotte anche soprattutto dallo stesso Giancarlo Guardabassi, il quale ironicamente lo porta anche in giro per questo suo, come dice, io nella mia lunga carriera di cantante, autore, presentatore non ho mai conosciuto un cantante così stonato. Sì, è un primato, potrebbe andare nel Guinness World Record, ma è anche questo. Come faceva notare qui, richiamo ancora l'editore, appunto questo sapersi, mettere in gioco, ridersi addosso, questa è una cosa eccezionale, perché se qualcuno mi dicesse, io che sono nella radiofonia da 30 anni, ma guarda che tu, io la metterei a ridere, però un pochettino, come tu, e invece lui sa di non saper cantare, sa di non saper cantare e se ne vanta, e quindi nel momento in cui magari cantasse una bella canzone e tutto, Andrea adesso è diventato, no, a parte queste sono tutte digressioni così semplicemente ironiche, e lo stesso Giancarlo l'ha proclamato il nostro rapper di fiducia. Poi mi ha dato il nominio di Hansen Vine, perché Hansevini sembrava troppo provinciale, quindi ha chiamato Hansen Vine, all'inglese. E Andrea gentilmente ha anche realizzato diversi jingle personalizzati dedicati ai ristoranti nostri clienti, quindi ha fatto un jingle per il ristorante La Priona per Ottamare, un jingle per il ristorante Bocco di Vino, e ha partecipato a vari incontri conviviali organizzati dalla nostra emittente, nella nostra zona d'ascolto, la nostra radio si ascolta nelle Marche e la parte nord dell'Abruzzo, ed è stato anche invitato da Giancarlo a leggere alcune sue poesie nel corso di questi pranzi, e hanno sempre riscosso molto successo. E l'idea di pubblicare questo libro, mi stava dicendo Andrea, mi ha detto varie volte, è scaturita anche dal gradimento riscosso dalla lettura di queste poesie, quindi ascoltatori, gli amici,